Ciao a tutte, bentornate sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Scusatemi il cambio di location, come vedete siamo sui toni del giallo e del verde, ma nella mia camera sta dormendo il piccolo Mattia nella culla e quindi ho deciso di invadere la camera dei miei bambini. Stavo pensando in questi giorni che Mattia ha compiuto 6 mesi e mi sono resa conto di non aver fatto il video del parto, quindi del giorno che è nato Mattia. Non vi ho raccontato nulla e quindi ho pensato che, perché no, girare il video anche sul parto di Mattia. Vi lascio nelle schede il video del parto di Giulia, così potete sentire anche quella esperienza, mentre oggi vi parlerò del mio secondo parto naturale ai tempi del Covid, quindi un periodo completamente diverso da quando ho partorito Giulia. Nel video del terzo trimestre, che vi lascio sempre qua sopra, vi avevo anticipato che le ultime settimane di gravidanza per me sono state veramente toste, in realtà tutta la gravidanza, ma i dolori si sono maggiorati soprattutto nell'ultimo periodo. E quindi il 10 di agosto, dopo una notte un po' turbolenta e questa pancia grande, dura come cemento e non si ammorbidiva con niente, ho deciso insieme a mio marito di fare un salto al pronto soccorso. Naturalmente sapevo che non sarebbe stato il giorno in cui sarebbe nato Mattia, avevo le contrazioni ma sapevo che non erano le definitive, però ho deciso comunque di fare un controllo. In questo controllo mi hanno fatto sia il tracciato e sia la visita, mi hanno detto che comunque ero quasi pronta al parto, che non c'era dilatazione ma che c'erano delle contrazioni non troppo ravvicinate tra loro e che sicuramente non sarei arrivata al giorno del mio compleanno, oppure Mattia mi avrebbe fatto il regalo di compleanno nascendo al mio stesso giorno. E così non è stato, ho sofferto ancora fino al 24 di agosto, quindi mi ha fatto un regalo di compleanno un po' posticipato, però sempre graditissimo, quindi lo ringrazio ugualmente. Nei giorni dopo il 10 sono stata sempre male, soprattutto di notte, quando iniziavano le contrazioni, duravano 2 o 3 ore per poi interrompersi. E queste notti le ho fatte completamente in bianco, infatti ero uno zombie che camminava con una pancia enorme e mi sentivo un rinoceronte. Il 23 è stata la notte decisiva, ovvero sono iniziate le contrazioni sempre verso lo stesso orario, quindi mezzanotte e mezza, l'una, ma non si sono interrotte verso le 3:30, 4, hanno continuato a esserci, quindi mio marito mi ha detto: bene, prendiamo la valigia e partiamo alla volta di Potenza per il San Carlo. Io pensavo che assolutamente non mi avrebbero ricoverato, mentre invece dopo un tracciato e una visita hanno visto che le contrazioni c'erano, non erano super frequenti, perché capita sempre così. A casa state malissimo, arrivate all'ospedale e tutto passa magicamente. Proprio passa magicamente no, perché io comunque continuavo a stare male, però le contrazioni si erano un po' attenuate, però c'era questa dilatazione di 3 cm, quindi sicuramente era un travaglio passivo. Decidono di ricoverarmi perché sapevano la distanza tra l'ospedale e il mio paese e quindi mi hanno voluto tenere sotto controllo. Mi mettono subito l'ago canula qua e mi portano in reparto. In reparto mi mettono un altro ago canula qua e iniziano a fare tutti i prelievi che si fanno per i controlli delle prime analisi e mi prendono tutti i parametri e mi portano da mangiare, visto che era mezzogiorno e mezza, l'una. Perché mi mettono un altro ago canula? Perché in questo ago canula non riuscivano assolutamente a prendere nulla e quindi me ne hanno dovuto mettere un altro, però me li hanno lasciati entrambi. Dopo il pranzo mi dicono che sarebbero venuti per farmi il tampone molecolare e finché non c'era il risultato negativo del tampone io sarei dovuta rimanere nella stanza da sola con la mascherina. Passano le ore ma vedo che nessuno viene a farmi il tampone, erano arrivate le 5 del pomeriggio e nessuno veniva, io avevo delle contrazioni abbastanza forti, un fastidio dovuto alla mascherina che dovevo tenere per forza anche se ero da sola in camera, e quindi decido di suonare il campanello e di dire
che il tampone non lo avevo fatto, e questo l'ho fatto anche perché pensavo che magari ci sarebbero stati dei problemi in sala parto, magari non sarebbe potuto entrare mio marito e quindi decido di avvisare. Infatti mi dicono subito: ma come, non abbiamo fatto ancora il tampone? Io ho detto: no, assolutamente non è venuto nessuno, penso che me lo sarei ricordato. Arriva subito un'infermiera, mi fa il tampone sia per bocca che per naso, mi dà veramente tanto tanto fastidio, tanto da piangere per 5-10 minuti. Io ho rifatto il tampone dopo diversi mesi, non mi ha dato questo fastidio, quindi penso che sia per il fatto che comunque ero in piene contrazioni, non stavo già bene di mio, ero stanca a morte, quindi questo tampone è stato super super fastidioso rispetto a come dovrebbe essere di solito. Naturalmente non vi danno il risultato subito e quindi voi dovete continuare a stare con la mascherina e da soli in camera fino all'orario di visita, dove può entrare qualcuno. In questo caso verso le 6, 6 e mezza è entrato mio marito, è stato con me per 2 orette e poi è dovuto andare via perché l'orario di visita era finito. Anche lui, parlando con un'ostetrica, aveva chiesto se mi potevano fare una visita, ma non c'è stato verso, mi hanno detto dopo mezz'ora, ma nessuno è arrivato. Durante il pomeriggio mi hanno fatto fare il colloquio con l'anestesista perché mi avevano chiesto se io avevo fatto il colloquio per l'epidurale, purtroppo con il Covid non l'avevo fatto e quindi me lo fanno fare in quel giorno stesso, dicendomi che però sarebbe stato meglio non fare l'epidurale per i miei problemi di schiena. Le contrazioni piano piano si fanno più intense, la sera iniziano a farsi ancora più forti e ogni volta che passava un'ostetrica nel giro di ogni 2 ore chiedevo di fare una visita e loro mi dicevano sì, massimo mezz'ora e te la facciamo. Così fino a mezzanotte e mezza non ce la facevo più, stavo veramente tanto tanto male e quindi decido di suonare il campanello per la seconda volta. Io solitamente soffro in silenzio, non dico nulla, non chiamo nessuno, sto nel mio, mi rannicchio da sola, però in quel momento stavo veramente tanto tanto male e nel pomeriggio, oltre a stare male, avevo anche quella sensazione di essere sola, quindi psicologicamente stavo tanto male, quindi non solo fisicamente ma anche psicologicamente, e in più avevo il pensiero di Giulia che era a casa senza di me, naturalmente in buonissime mani perché era con i nonni, ma il mio pensiero era sempre lì perché il pensiero delle mamme è sempre verso i figli. A mezzanotte e mezza mi rispondono al campanello, arriva un'ostetrica, mi chiede come sei, come non stai, io scoppio a piangere e mi porta a fare una visita. Nella visita mi dice: ci siamo 4 centimetri, sei ancora un po' in là, quindi ci vorrà un bel po' di tempo. E io sbianco totalmente perché dico: ma che cavolo, ero di 3 centimetri verso l'ora di pranzo, siamo a mezzanotte e mezza, quindi sono passate quasi 12 ore e sono ancora di 4 centimetri. Ma io sto male, sto veramente male. Allora decide di farmi un tracciato. Nel tracciato vede che ci sono delle contrazioni regolari e molto intense e quindi decide di farmi nuovamente una visita. Durante il tracciato io non riuscivo neanche a stare né seduta né coricata, tant'è che ho fatto il tracciato appoggiata al bracciolo di questa poltrona, stringendolo forte con i pugni e facendo il tracciato in piedi. Mi fa la visita la seconda, dopo nel giro di mezz'ora, un'ora rispetto alla prima, e mi dice: sei di 6 centimetri, quindi magicamente io nel giro di mezz'ora barra un'ora ero aumentato di 2 centimetri alla velocità della luce, quindi mi mette sulla sedia a rotelle e insieme ai documenti, insieme alle cosine di Mattia per la sala parto, quindi per la nascita, mi porta su in sala parto. Mi chiedono: ma suo marito vuole assistere o non vuole assistere? Io ho detto: beh, lo devo chiamare perché giustamente è tornata a casa dalla mia bimba, quindi lo chiamo. Lui in un'oretta è arrivato in ospedale, penso sia stato super flash. Mio marito è potuto entrare in sala parto, fortunatamente, con il calzascarpe, gli hanno misurato la temperatura e gli hanno fatto un tampone solo
nella bocca, quindi penso un tampone rapido, hanno visto la sua negatività e quindi l'hanno fatto entrare naturalmente con la mascherina. Appena entrati in sala parto, appena arriva mio marito, le contrazioni si interrompono. Io comunque ero molto molto stanca, avevo queste gambe pesanti, non riuscivo a stare in piedi e quindi insieme a mio marito, un po' controvoglia perché avevo un po' paura per la mia condizione della schiena, decidiamo di fare l'epidurale. Arriva l'anestesista e sapendo i miei problemi di schiena, cerca in tutti i modi di farmi ragionare e di non richiedere l'epidurale. Suggerisce un'altra specie di anestesia che è molto meno invasiva, ma comunque cerca di togliermi questa idea perché comunque le contrazioni si erano interrotte e che naturalmente non avrebbe migliorato la mia stanchezza. E decidiamo così di chiedere un parere alla ginecologa di turno, che è stata super super disponibile, ha capito che non era un capriccio, era veramente tanto tanto stanca perché comunque avevo avuto da 24 ore le contrazioni che non si erano mai interrotte e nei giorni precedenti non avevo dormito assolutamente niente, quindi ero super super stanca. Decide quindi che un modo per aiutarmi sarebbe stato rompere il sacco perché io non avevo rotto le acque. Chiede il consenso, decido di darglielo perché veramente non ce la facevo proprio più e quindi decide di rompermi il sacco. Mi ha detto che da lì a poco sarebbero cominciate le contrazioni e così è stato. Sono iniziate queste contrazioni super super forti. Lei mi chiede se voglio fare anche l'ossitocina per aiutarmi ancora meglio. E decido di farla perché non vedevo l'ora di partorire e di vedere Mattia. Dicono che quando avrei sentito l'esigenza di spingere in tre spinte sarebbe nato Mattia. Arriva quel momento, spingo con tutta la forza che ho, ma queste tre spinte non bastano. Mi dicono che ne devo fare un'altra perché giustamente la testa comunque si vedevano questi super capelli neri. E mi dicono, dai, ultima spinta, e io ho detto no, mi avevate detto tre spinte, io la quarta non la faccio, quindi capitemi bene, non l'avrei mai pensato una cosa del genere, ma tanta la stanchezza e tanto il dolore che si svalvola un pochettino, mi convincono a fare questa quarta spinta, ma non c'era bisogno di convincermi, la dovevo fare per forza, e finalmente nasce un bel patatone di 3,6 kg per 51 cm. Me l'hanno appoggiato prima un pochettino su di me per farmelo vedere e poi l'hanno portato subito via per farmi riposare e per iniziare a fare le prime visite che si fanno, quindi il peso, la lunghezza e i primi controlli di routine e portano Mattia nel nido. Io sto 2 ore in sala parto con mio marito. Per la prima ora e mezza ci siamo guardati, abbiamo chiacchierato, abbiamo iniziato a mandare foto, ad avvisare che era nato Mattia e poi mi hanno portato in camera verso le 6 del mattino, mi hanno fatto riposare un'altra oretta e poi mi hanno portato Mattia intorno alle 7, 7 e mezza e mi hanno spostato di camera perché giustamente non ero positiva al Covid e mi hanno spostato 2 volte di camera in quella mattina. Appena nato Mattia gli hanno messo questo braccialetto che io purtroppo ho dovuto tagliare perché non riuscivo a toglierlo assolutamente dal polso di Mattia e a me hanno dato invece quest'altro braccialetto. Naturalmente in entrambi ci sono i dati, sia il mio dato vero nome e cognome, poi c'è che è maschietto il cognome di Mattia, il nome, il sesso, quindi maschietto, e poi ci sono il peso e l'ora che è nato e il giorno che è nato, quindi 24 agosto 2020 alle ore 3:57 e nella culletta mi hanno messo questo qua. Pensavo che quando sarebbe nato Mattia non sarebbe stata la stessa emozione di quando è nata Giulia, perché quella volta ero stata madre per la prima volta, quindi sicuramente sarebbe stata un'emozione diversa. Mentre invece è stata un'emozione tale e quale, l'amore, il cuore si allarga, si moltiplica. Avevo paura che nel mio cuore non ci sarebbe stato posto per Giulia e per Mattia allo stesso modo, perché il mio cuore era già di Giulia, mentre invece non è così. Il cuore si è praticamente esploso, è diventato enorme e
contiene perfettamente sia Giulia sia Mattia, io li amo in modo uguale a entrambi. E il primo pensiero che ho avuto quando è nato Mattia è stato: non vedo l'ora di farti conoscere la sorellina Giulia. E un'altra cosa vi voglio dire: non state a sentire nessuno, nel senso che vi diranno che la seconda gravidanza fila un po' più liscia, è meno dolorosa, non avete nausea, non avete niente. Io nella prima gravidanza sono stata benissimo, nella seconda malissimo. Dicono che il parto nel secondo parto è più veloce, mentre, come avete sentito in questo video, per me non lo è stato assolutamente, perché ogni parto è a sé, anche se è della stessa donna. E non è vero che il primo parto può essere più veloce del secondo. Sì, genericamente così, ma non è detto, perché ogni parto è a sé, ogni gravidanza è a sé, però porta la gioia più bella, ovvero i nostri bambini. Quindi tutta la sofferenza viene un po' cancellata, non del tutto, perché ve lo ricorderete sempre, almeno io me lo ricordo anche dopo 6 mesi, e mi ricordo anche il parto di Giulia, che sono passati quasi 4 anni. Però vi ricordate maggiormente la gioia di quando li avete abbracciati per la prima volta. I giorni successivi sono stata in camera con altre 3 mamme e i loro bambini, erano tutte femminucce, quindi l'unico maschietto era Mattia, beato tra le donne. In quell'occasione ci hanno fatto stare senza mascherina perché tutte e 4 eravamo risultate negative ai tamponi. Si aveva la possibilità di andare anche al nido per chiedere qualsiasi cosa, molto spesso le ostetriche venivano a dare una mano, soprattutto nell'attacco al seno, ma anche per tante altre cose come il cordone ombelicale e il cambio del pannolino, eccetera. Al nido sono andata 2 volte perché Mattia era un'aquila, piangeva sempre. Abbiamo scoperto che era un bambino pirotto e quindi non si è mai attaccato benissimo al seno, e siamo dovuti passare molto presto al latte artificiale dopo 3 settimane che io mi tiravo il latte con la tiralatte, perché lui non voleva attaccarsi in nessun modo. Un po' perché lui pigro e un po' perché la prima settimana di nascita l'abbiamo passata ogni 2 o 3 giorni in ospedale, perché purtroppo aveva la bilirubina alta come valori, quindi aveva l'ittero. Facevamo un controllo di ogni 2 giorni in ospedale per vedere se questo livello si abbassava. Dopo 1 settimana fortunatamente si è abbassato. So che è una problematica molto frequente e non è grave, però penso che un genitore sta sempre con l'ansia che possa essere qualcosa di grave, che possa non abbassarsi questo valore, e poi doverlo svegliare ogni 3 ore, e molto spesso non lo svegliamo neanche le cannonate, diventava un po' un problema, ma fortunatamente si è risolto e ora siamo a 6 mesi e già siamo in pieno svezzamento. Bene ragazze, questo era tutto per quanto riguarda il video sul mio parto, sulla nascita di Mattia al tempo dei Covid. Questa è la mia seconda gravidanza, vi ricordo. Se mi volete chiedere qualcosa, scrivetemi qua sotto nei commenti, così vi dirò quello che posso dirvi che magari mi sono dimenticata in questo video. E vi volevo dire anche una cosa: godetevi le vostre gravidanze, e è la cosa più bella del mondo partorire. Si soffre tanto, ma alla fine c'è la nostra gioia più grande. E ora chiudo, quindi vi ricordo di iscrivervi al canale e di azionare la campanella, così da non perdere nessuno dei miei video. E nell'info box qua sotto trovate il link al mio Instagram, lì ci sono quotidianamente con post, foto e story, e nelle story vi chiedo qualche consiglio per i contenuti che volete vedere sul canale e vi faccio scegliere un po' a voi i prossimi video. Vi mando un bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!